Buongiorno amici, in questo video andiamo a vedere come preparare uno zaino per il trail running, per un ultra trail. Allora, per preparare uno zaino per un ultra trail, oltre al materiale obbligatorio, poi dobbiamo aggiungere anche altre cose che ci possono essere utili. Allora, iniziamo a preparare lo zaino. Allora, una delle cose più importanti è sicuramente la giacca antivento e antipioggia. È molto importante perché deve essere una giacca leggera ma che protegga. Quindi cerchiamo di compattarla il più possibile e poi potete utilizzare degli elastici per fare in modo che rimanga ben chiusa. E lo mettiamo via. E la giacca è a posto. Un'altra cosa fondamentale sono i pantaloni. I pantaloni che devono essere di solito almeno antivento. Anche questi cerchiamo di compattarli il più possibile, quindi cerchiamo di ridurre al minimo l'ingombro dei pantaloni e anche questi possiamo utilizzare degli elastici per tenerli, come vedete, abbastanza compatti. Ed andiamo a sistemare anche i pantaloni. Ok, poi abbiamo bisogno di qualcos'altro. Ad esempio dei manicotti, dei manicotti che potrebbero essere utili in caso che insieme a una salita non vogliate fermarvi a mettere la giacca, ma comunque vogliate avere una protezione per le braccia. Ecco che vengono utili i manicotti. Quindi facciamo la stessa cosa di prima, ci mettiamo il nostro elastico e li mettiamo via anche loro. Bene, altra protezione fondamentale sono i guanti. Mi raccomando, non dimenticatevi mai i guanti, perché i guanti veramente vi possono salvare, soprattutto se in montagna il tempo cambia molto velocemente, potrebbe piovere, potrebbe fare freddo e vi posso assicurare che le mani ghiacciate o gelate sono una delle cose assolutamente da evitare, anche perché fate fatica poi a fare qualsiasi cosa. Quindi ricordatevi assolutamente i guanti. Anche se estate, ricordatevi i guanti, portano via poco spazio, ma possono essere molto utili. Bene, a questo punto passiamo ai buff. I buff sono sono dei copricapo che però sono molto versatili, quindi possono fare da polsino, possono fare da tergi sudore. Possono fare da scaldacollo, da berretto, possono fare tantissime cose e quindi io vi consiglio di prenderne sicuramente almeno uno, anche due, nel caso che uno lo utilizzate come berretto, ad esempio, e l'altro lo potete utilizzare come scaldacollo. Quindi io vi consiglio di prenderne due. Poi fondamentale è la metallina, quindi la coperta termica e la benda. Vi consiglio una benda coesiva. Andiamo a mettere via anche loro. Molto importante, la coperta termica, la benda coesiva.
A questo punto andiamo ad aggiungere il bicchiere. In molti trail è obbligatorio portarsi un bicchiere. Un bicchiere per quando si arriva ai ristori, quindi utilizzare il proprio bicchiere. Utilizziamo il proprio bicchiere, quindi lo prendiamo e lo mettiamo via. Mettiamo via anche il bicchiere. Oltre al bicchiere, dobbiamo anche mangiare, quindi dobbiamo portarci anche delle barrette o dei gel che possono venire utili tra chiaramente un ristoro e l'altro, quindi metteteli un po' dove volete, ad esempio qua, chiaramente dovrebbero essere a portata di mano, quindi mettiamo i nostri gel, le nostre barrette, fondamentale il cellulare, quindi il cellulare a portato, inseriamo il nostro cellulare. Se potete, vi consiglio di utilizzare una cover anche di quelle waterproof, quindi che resistono all'acqua. Altrimenti prendete del cellofane, avvolgetelo. State attenti perché anche se sudate molto potrebbe essere pericoloso per il cellulare, soprattutto se lo tenete qui. Quindi proteggete il vostro cellulare, mi raccomando, portatelo. Poi batteria per ricaricare il cellulare se fate dei trail molto lunghi, quindi che superano le 24 ore, anche 40-48 ore, vi servirà sicuramente una batteria di scorta. Il cavo per ricaricare il cellulare e il cavetto per ricaricare l'orologio. Molto importante nei trail, negli ultra trail, avere un orologio con il GPS per poter vedere i chilometri che sono stati fatti, la media che stiamo tenendo, l'ora. È molto importante l'orologio, vi consiglio di prenderne uno e di utilizzarlo. Quindi questo andiamo a metterlo qui. Cerchiamo di sistemare tutto. Un'altra cosa super fondamentale nei trail è chiaramente la pila frontale. Assolutamente, vi consiglio di, se l'avete utilizzata da molti mesi e non avete tolto le batterie, togliete le batterie che ci sono all'interno perché non ricordate anche la carica e mettete le nuove, quelle che ci sono all'interno e portate sicuramente delle batterie di scorta. Non dimenticatevi le batterie di scorta e la pila, state attenti che funzioni. Un'altra cosa che io vi consiglio di avere è una protezione solare e una protezione solare per le labbra. Quando si cammina per tante ore sotto il sole non ci si rende conto, soprattutto in montagna, del sole che picchia e quindi quando vi accorgerete che avete degli eritemi solari anche sulle labbra, che non ce ne accorgiamo, è tardi. Quindi crema solare e proteggi labbra. Metteteli dove volete, potrebbero essere anche, è meglio metterle qui dove sono a portata di mano, ogni tanto le utilizziamo. Bene, come vedete abbiamo qui la nostra sacca idrica con 1,5 litri di acqua e qui davanti un'altra borraccia soft flask da mezzo litro. Quindi abbiamo circa 2 litri di acqua. Ok, questo è quello che io vi consiglio di prendere per fare un trail running. Come vedete, questo è uno zaino da 12 litri. Come vedete, l'Advanced Skin 3 da 12 litri. C'è ancora spazio perché ad esempio qui c'è un'altra tasca che io non ho utilizzato, però qui c'è una tasca. Si potrebbe mettere un'altra bottiglia qui dove io ho messo il cellulare. Qui c'è un'altra piccola tasca dove si possono mettere altre cose, documenti ad esempio, che mi sono dimenticato di farvi vedere. Assolutamente portatevi i documenti, quindi la carta d'identità, la tessera sanitaria, se ce l'avete.
anzi ce l'avete di sicuro, e qualche soldo soprattutto. E basta, questo è lo zaino pronto per essere indossato e che dirvi? Vi auguro buon trail. Questo è lo zaino che io porterò con questo materiale domani, che partirò per cercare di portare a termine l'Orobi Ultra Trail, un trail molto duro di 140 km con 9.500 metri di dislivello. Io non sono un grande atleta, non sono un ultra trailer, ho fatto 2-3 trail prima di questo, mi sono iscritto, ci provo, porterò oltre a questo materiale anche una GoPro, con cui sto facendo questo video, per cercare di così filmare qualcosa. Se ce la farò e soprattutto se riuscirò ad arrivare fino all'arrivo. Io spero di farcela, anche se non ne sono sicuro, perché sicuramente sarà un'impresa ai limiti delle mie, penso, possibilità. Però chi se ne frega, scusatemi il termine, io mi sono iscritto, parto, cerco di arrivare il più avanti possibile, sempre in sicurezza, sempre rispettando i propri limiti. Non esagerate, mi raccomando. Detto questo, vi auguro un buon trail e se farò delle riprese sicuramente poi monterò un video e lo posterò qui sul canale. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti, amici.